Covid, AIFA ritira un lotto di vaccini AstraZeneca, sempre più vicino lo sblocco del sistema di prenotazione. Il virus miete altre due vittime in provincia, stabili le terapie intensive. Arrivano i finanziamenti per il ripristino della ciclopedonale di Bonassola dopo la mareggiata di gennaio. Gli specchi di Ketty La Rocca dal Camec alla Galleria Nazionale d'Arte Moderna di Roma. Le aquile alla volta di Bergamo italiano, sarà una gara dura, ma continueremo a lottare per il nostro obiettivo. Buonasera, buonasera a tutti e benvenuti a una nuova edizione del TLS Giornale. Apriamo con la lettura del bollettino sull'epidemia Covid-19 a La Spezia e in Liguria. Sono 73 i nuovi positivi nello Spezzino, mentre i ricoveri in ospedale sono 70, uno meno di ieri. Sono stabili le terapie intensive a quota 6. Gli attualmente positivi nello Spezzino sono 857, mentre le sorveglianze attive sono 800. Anche in provincia si registrano due vittime, due donne di 71 e 79 anni che erano ricoverate a San Bartolomeo, mancate il 9 e il 10 di marzo. Per quanto riguarda invece il resto della Liguria, i nuovi positivi sono 405 a fronte dei 4.625 tamponi molecolari effettuati nelle ultime 24 ore, ai quali si aggiungono altri 3.079 tamponi antigenici rapidi effettuati. In tutta la regione si registrano altre 5 vittime. Continua la campagna vaccinale in ASL 5, ad oggi sono state vaccinate 22.288 persone, mentre in tutta la Liguria sono 166.622 le persone vaccinate. Al momento la Liguria ha ricevuto dalla struttura nazionale 226.180 dosi, somministrandone il 70%. In tutta la Liguria i vaccinati che hanno completato il ciclo vaccinale nella giornata di ieri sono 51.357. Parliamo ancora di vaccini, perché è stato sospeso un lotto dei vaccini AstraZeneca. A disporlo è stata l'Agenzia Italiana del Farmaco, ma Barbara Rebesco, direttore delle politiche del farmaco di Alisa, precisa che al momento non è stato definito alcun nesso di casualità con la somministrazione del vaccino. Ci spiega tutto Carolina Cardetti. L'Agenzia Italiana del Farmaco AIFA ha disposto la sospensione immediata di un lotto di vaccino AstraZeneca. A renderlo noto è Alisa, che ha tempestivamente avvisato tutte le aziende sociosanitarie ligure invitandole a sospendere immediatamente la somministrazione del lotto oggetto dell'avviso, a comunicare eventuale giacenza del lotto oggetto di provvedimento e, se presente, in quali quantitativi. In caso di giacenze è stato chiesto di accantonarle immediatamente, effettuare una ricognizione in tutti i punti di vaccinazione nei quali il vaccino è stato distribuito. In Liguria, in data 9 febbraio, sono state consegnate 6.300 dosi del lotto attenzionato, di cui 5.500 risultano già somministrate, sottolinea Barbara Rebesco, direttore politiche del farmaco Alisa. Dalla ricognizione preliminare emerge che abbiamo ricevuto 23 segnalazioni totali di reazione avversa per vaccino AstraZeneca, di cui 9 del lotto oggetto di provvedimento. Si tratta di reazioni non gravi, tutte risultano risolte o in fase di miglioramento. Al momento non è stato definito alcun nesso di casualità con la somministrazione del vaccino. Per arrivare a questa conclusione è infatti necessaria un'attenta valutazione che è al momento in corso. Giancarlo Icardi, coordinatore del gruppo di lavoro delle politiche vaccinali della Società Italiana di Igiene, rassicura: normalmente le reazioni avverse si manifestano entro 24 ore dalla somministrazione del vaccino, quindi le persone che sono state vaccinate non devono allarmarsi. E parliamo ancora di vaccinazioni, perché si sbloccano, cominciano a sbloccarsi le prenotazioni. Alisa e le direzioni sanitarie della Liguria, a seguito di una riunione che si è svolta nel pomeriggio, hanno annunciato che il problema sarebbe in via di risoluzione. Vediamo il servizio di Jacopo Cidale. Continua il calvario dei medici di famiglia e dei loro pazienti per prenotare la vaccinazione anti-Covid. I problemi tecnici emersi nel portale allestito da Liguria Digitale rendono infatti impossibile il coordinamento tra i vari medici nell'effettuare la prenotazione dei rispettivi pazienti, causando così una sovrapposizione di vari appuntamenti, rendendo impossibile la vaccinazione. Per trovare una via d'uscita al problema, che parrebbe essere in via di risoluzione,
Quest'oggi c'è stata una riunione in videoconferenza tra il direttore generale dell'ASL 5 Paolo Cavagnaro e i rappresentanti della categoria. Ma si è parlato anche di altro, ovvero dell'impegno diretto dei medici di base nella vaccinazione, che si svolgerà presso l'ex deposito FITRAM. Saranno divisi in due turni, dalle 9 alle 13 e dalle 14 alle 18. Saranno 40 le dosi giornaliere somministrate da ogni medico, una ogni 6 minuti. Altra questione affrontata e di difficile soluzione è quella dei medici di base nel riuscire a gestire la questione vaccini e allo stesso tempo prestare la dovuta attenzione a quei pazienti che si recano in ambulatorio per altre patologie. Il sottosegretario alla salute Andrea Costa è risultato positivo al coronavirus, a renderlo noto il suo ufficio stampa e lui stesso ha confermato la notizia. Al momento si trova in isolamento in un Covid hotel a Roma e presenta qualche leggero sintomo. Parliamo di cronaca. Arrestato e condannato a 6 mesi di reclusione a finire nei guai un giovane pizzicato ieri a spacciare a Sarzana. L'uomo si trovava in centro città dove i carabinieri lo hanno visto consegnare una dose di cocaina a un giovane in cambio di denaro. Il cittadino di origine marocchina è stato prontamente arrestato ed è stato processato oggi per direttissima. Dovrà scontare 6 mesi di reclusione e pagare una multa di 3.000 euro. Cambiamo argomento. Nel pomeriggio di ieri il viadotto autostradale di Vezzano Ligure è stato oggetto di una verifica per accertarne la stabilità. Tutto è partito dopo una segnalazione. Il servizio è di Jacopo Cidale. Sindaco, ieri l'intervento dei vigili del fuoco al viadotto autostradale di Vezzano per verificarne la stabilità, il tutto è partito dopo una segnalazione. Sì, dalle informazioni che mi hanno girato i vigili urbani c'è stato un distacco di pezzi di calcinaccio dal viadotto, quello autostradale che passa sulla strada provinciale della Ripa. Ecco, qual è stato il responso dei tecnici? Ma visto, sinceramente, io non ho visto nessuna comunicazione diretta al nostro comune. È vero che non abbiamo le proprietà, però l'ubicazione del luogo è chiaramente nel nostro territorio, ci avrebbe fatto piacere sapere, anche perché poi chiaramente i disagi si ripercuotono nelle frazioni, nelle strade attigue e pertanto sempre sul nostro territorio. Però ho visto che già in serata di ieri avevano riaperto, certo è, questo lo dico per precisione dei fatti, noi già l'anno scorso su segnalazioni della popolazione locale, del comitato di quartiere, ci aveva fatto pervenire appunto delle rimostranze sul fatto che alcuni pezzi del cemento del viadotto si erano ammalorati, si erano staccati. Avevano fatto un bel intervento nel viadotto successivo, quello che porta verso la zona, che dalla zona dei prati porta verso a Forno, là in quel viadotto lì avevano fatto un ottimo intervento di bonifica, di sanificazione delle travi del viadotto. Ci aspettavamo che sarebbero intervenuti anche lì, anche se capiamo del disagio e della difficoltà che creare, ma credo che è più importante la sicurezza che non il disagio. Sarà sicuramente da pagare un prezzo. Ci auguriamo che l'intervento sia fatto in tempi rapidi, magari sfruttando le ore notturne, dove il traffico teoricamente è molto minore, insomma. Il biodigestore e la posizione di Legambiente sono al centro dell'approfondimento di questa settimana di Carta in Tavola a cura di Renzo Raffaelli. Vediamo. Ci mancava l'autogol di Legambiente ad arroventare un dibattito già abbastanza rovente sul biodigestore di Saliceti, l'impianto che dovrebbe trattare i rifiuti organici e trasformarli in biogas. Legambiente, si sa, è favorevole a biodigestori, che considera utili a chiudere il ciclo dei rifiuti. Nei giorni scorsi, il direttore generale di Legambiente, Federico Borromeo, si è augurato, senza fare distinguo né puntualizzazioni, che biodigestori vengano realizzati un po' dovunque in Liguria, a Imperia, a Spezia, a Genova e nel Tigullio. Così dicendo,
ha messo in seria difficoltà Legambiente di Spezia, che pur favorevole in generale ai biodigestori, si oppone a quello di Saliceti per le dimensioni e soprattutto per l'ubicazione. È localizzato infatti in una zona non distante dalle falde acquifere. Di fronte alle indignate proteste dei comitati che si battono da sempre contro il progetto, Stefano Sarti, leader storico di Legambiente Spezzina, è stato costretto a precisare che il direttore generale aveva fatto delle affermazioni di principio senza entrare nello specifico, e che tutta Legambiente, sia a livello regionale che locale, è contraria al biodigestore di Saliceti. A questo punto viene da chiedersi però, ma comunicano tra di loro gli ambientalisti di Genova con quelli di Spezia? A Genova sono stati informati delle proteste, delle manifestazioni, dei ricorsi e degli esposti che il progetto Spezzino ha fatto germogliare in questi anni? Possibile che il direttore Borromeo, nel suo peana sui biodigestori, non abbia pensato ai possibili guasti ambientali che quello di Saliceti potrebbe provocare? Le spiegazioni di Stefano Sarti, purtroppo, non rendono meno spiacevole l'episodio. Da Genova poteva arrivare infatti un sostegno importante alle comunità e alle amministrazioni impegnate a contrastare il mega impianto previsto nella Valle del Magra. Ma quel sostegno non è arrivato. Dunque Legambiente si fa sentire a Spezia, ma diventa afona a Genova, da dove, guarda caso, arriverà parte dei rifiuti che dovranno essere trattati a Saliceti. Siamo la provincia più virtuosa della Liguria per la raccolta differenziata. Abbiamo raggiunto il 75% contro il modesto 35% di Genova. E ci tocca importare rifiuti da altri territori meno virtuosi, Genova e il Tigullio, e subire la beffa di pagare tariffe più alte. Anche l'elogio dei biodigestori fatto da Legambiente non tiene conto di un aspetto importante sollevato dal giurista ambientale Marco Grondacci. In Liguria un biodigestore è già in funzione a Cairo Montenotte e un altro è stato autorizzato a Taggia. Da soli questi due progetti, dice Grondacci, potrebbero coprire quasi il fabbisogno regionale. Aggiungendo quelli previsti a Vado, Scarpino e Avezzano, si arriverebbe ad una capacità doppia rispetto al fabbisogno regionale. Il problema, dunque, non è solo quello di chiudere il ciclo dei rifiuti, ma quello di garantire utili alla società che gestirà gli impianti. E più impianti ci saranno, osserva ancora Grondacci, più milioni di incentivi di euro saranno garantiti. Anche se si tratta solo di un primo passo verso la modernizzazione infrastrutturale della regione, il commissariamento delle prime 58 opere infrastrutturali deciso oggi dal Parlamento produrrà importanti effetti positivi per la Liguria. Lo dichiara Raffaella Paita, deputata di Italia Viva, a proposito del parere espresso dalla Commissione Lavori Pubblici del Senato e le Commissioni Ambiente e Trasporti della Camera sullo schema di decreto del Presidente del Consiglio relativo agli interventi infrastrutturali sottoposti a commissariamento. Il voto odierno, spiega Paita, fa sì che trovino attuazione una prima parte di opere necessarie per la Liguria, ovvero la linea ferroviaria Pontremolese, il raddoppio ferroviario del Ponente Ligure e la diga foranea di Genova. La pausa pranzo per le lavoratrici e i lavoratori di Fincantieri sta diventando un caso di Stato a danno degli stessi addetti. Lo dicono Antonio Carro, segretario generale CISL della Spezia, e Mario Ghini, segretario generale UIL Liguria, che continuano. Ci risulta che in questi mesi Fincantieri abbia cercato di individuare soluzioni idonee a risolvere i problemi legati alle attese alle fermate dei mezzi pubblici e al presunto bivaccare fuori dal cantiere di alcuni lavoratori nella pausa pranzo. Purtroppo, da parte dell'amministrazione Lericina e non solo, sono arrivate alcune accuse. Prosegue la nota, chiediamo, concludono, all'amministrazione comunale un confronto serio. L'entrata in vigore negli Stati Uniti a seguito dell'accordo tra il presidente della Commissione europea e il presidente Biden della sospensione di soli 4 mesi sui dazi aggiuntivi del 25% alle importazioni voluto dall'ex presidente Trump fa scattare la corsa ai prodotti made in Italy. Lo rende noto in una nota Coldiretti. Speriamo, affermano il presidente di Coldiretti Liguria Gianluca Boeri e il delegato confederale Bruno Rivarossa, di trovare un accordo definitivo che consenta di salvare le esportazioni di prodotti agroalimentari nazionali.
In Liguria il pericolo di futuri dazi ad altri comparti agroalimentari rischia di rappresentare una minaccia per quelle imprese che si sono spinte con le esportazioni oltreoceano. Regione Liguria stanzia 50.000 euro per i lavori di recupero di un tratto della ciclo pedonale tra Bonassola e Framura. La pista era rimasta coinvolta da una frana durante la mareggiata avvenuta tra il 23 e il 24 gennaio scorsi. Vediamo i dettagli nel servizio di Alessio Caccialupi. 50.000 euro da Regione Liguria a fronte di un impegno economico di 110.000 euro assunto dal comune di Bonassola per il recupero di un tratto della ciclo pedonale tra Bonassola e Framura dopo la frana che ha interessato la pista Maremonti nella zona La Francesca dopo la mareggiata del 23 e 24 gennaio scorsi. Questa mattina l'incontro tra l'assessore regionale alle infrastrutture e il sindaco di Bonassola. Un intervento importante, un supporto all'amministrazione di Bonassola, come è nostro uso fare. Ci hanno richiesto di poter valutare una capacità economica che consentisse il ripristino immediato di una situazione che si era venuta purtroppo a creare, che si stava aggravando rispetto all'azione del mare che aveva portato un dissesto significativo su una delle zone più pregiate turisticamente del nostro territorio. Lo abbiamo costruito insieme, devo dire che abbiamo trovato un'ottima collaborazione con l'amministrazione comunale. Martedì in giunta 50.000 euro di Regione Liguria con fondi infrastrutturali per supportare l'amministrazione nella ricostruzione e nel consolidamento di questo tratto di passeggiata. La pista ciclopedonale che collega Framura, Bonassola e Levanto è un'importante infrastruttura sia per i residenti sia dal punto di vista del richiamo paesaggistico e turistico. Per il sindaco di Bonassola, Bernardin, l'intervento finanziario è un supporto a salvaguardia del bilancio comunale. Le nostre richieste erano richieste e sono richieste importanti soprattutto per il nostro bilancio. Alle spalle c'era una situazione veramente precaria e pericolosa. Oggi abbiamo avuto la conferma dell'intervento della Regione che per noi è essenziale perché ci toglie un onere di 110.000 euro che avremmo dovuto sostenere con mille difficoltà cambiando poste del nostro bilancio. Due monitor multiparametrici portatili necessari a potenziare e a rendere maggiormente funzionale il reparto di ostetricia dell'ospedale Sant'Andrea della Spezia sono stati donati dal SIULP, il sindacato unitario dei lavoratori di polizia che allo scopo ha deciso di destinare parte dell'importo delle quote associative. È stata un'occasione, ha detto Loredana Buoni, segretaria provinciale del SIULP, per fornire il nostro contributo a medici, infermieri e a tutto il personale sanitario, tutta la nostra ammirazione e ringraziamento per gli sforzi e i sacrifici quotidianamente profusi. Formazione professionale, le opportunità del Comune della Spezia. Va in onda questa sera alle 21 su TLS, una trasmissione di approfondimento sulle opportunità offerte dai corsi professionali rivolti ai giovani attualmente attivi nel Comune Capoluogo. Un'iniziativa promossa dall'amministrazione comunale per venire incontro ai fabbisogni formativi per lo sviluppo economico del territorio. Ci introduce all'argomento della trasmissione l'assessore alla formazione professionale del Comune della Spezia. Vediamo il servizio. L'amministrazione comunale ha intrapreso un importante lavoro di sviluppo di una rete sul territorio che coinvolge oltre 30 soggetti, 35 in precisione, che sono soggetti che si occupano di lavoro. Si occupano di lavoro con varie sfaccettature, ci sono le associazioni di categoria, ci sono i sindacati, ci sono gli enti di formazione, le aziende che cercano lavoratori e il centro per l'impiego. Perché l'amministrazione comunale ha iniziato questa attività? Per rendere più facile, più fruibile al territorio le informazioni su quali opportunità lavorative oggi abbiamo sul nostro territorio. È importante dire questo perché lo sportello che è stato aperto in comune permette all'utenza di avere informazioni su tutto ciò che viene offerto in termini di politiche attive, quindi non vere e proprie offerte di lavoro che quelle si trovano
o dalle aziende o dal centro per l'impiego, ma l'opportunità di avvicinarsi al mondo del lavoro anche tramite percorsi formativi. Questa iniziativa nasce proprio dalla volontà di presentare quelle che sono attualmente le proposte attive sul nostro territorio, quindi le proposte a cui le persone possono iscriversi, e per ascoltare le esperienze che i giovani o meno giovani stanno facendo proprio di formazione, quindi che cosa stanno imparando, perché alcuni di questi corsi sono già attivi sul territorio e quindi andiamo a capire di cosa si tratta, sia per le nuove opportunità che per le opportunità già partite. L'importante è non dimenticare che questi corsi nascono da una richiesta del territorio. È vero, abbiamo avuto un momento particolare, lo stiamo vivendo tutti ancora oggi, ma credo che si debba guardare al futuro con la speranza che tutti dobbiamo avere, sperando che questo periodo finisca presto e attrezzandoci per affrontare al meglio il futuro. Il nostro territorio, sono convinta, che ripartirà in termini anche economici, e quindi chi lo può fare è bene che si avvicini anche ai percorsi formativi che gli permettano poi rientrare nel mondo del lavoro adeguatamente, con lavori di qualità e di livello. In Liguria i magistrati e i cancellieri sono considerati categorie essenziali e come tali aventi diritto ad una corsia preferenziale per i vaccini. Non così gli avvocati, che dovranno aspettare e mettere ancora a rischio la propria e l'altrui salute. Sull'argomento interviene l'avvocato Marco Mora, responsabile di Forza Italia alla Spezia per i rapporti con gli enti locali. Ogni giorno vediamo clienti, abbiamo rapporti con uffici pubblici, per non parlare del tribunale in cui frequentiamo aule di udienza e cancellerie. È giusto che i magistrati e i cancellieri siano tutelati, ma noi avvocati non siamo chiusi in una stanza e protetti da un plexiglass. Non siamo in coda nei corridoi affollati in attesa del proprio turno. Chiediamo quindi, conclude la nota, che la nostra posizione venga rivalutata come merita dalle competenti autorità regionali e nazionali. Senza tutelare gli avvocati, la giustizia si ferma e con essa la fiducia dei cittadini, che di riflesso vedono pregiudicare i propri diritti. Cambiamo argomento. Pegazzano festeggia l'ottavo posto della Chiesa Vecchia di San Michele Arcangelo nella classifica del FAI, Fondo Ambiente Italiano. Questa mattina la visita delle autorità civili e religiose. Vediamo il servizio di Alessio Caccialupi con le immagini di Davide Morina. Qual è il vero significato di questa classifica dei luoghi del cuore? Cosa rappresentano per la comunità di La Spezia, in questo caso, ma in generale tutti i bei luoghi che attraversano lo stivale? Il FAI nel 2003, grazie a Giulia Maria Crespi, ha fatto questo particolare censimento che si chiama I luoghi del cuore, proprio per far sì che tutti coloro che guardano con gli occhi più attenti, ma soprattutto con il cuore e quindi con l'emozione, ogni luogo a loro caro, possano votarlo, possano far sì che possa rientrare in una classifica generale, in modo da poterlo conservare al meglio, valorizzare e cercare quindi di mandarlo avanti nel tempo per le future generazioni. Questo significato di questa chiesa è veramente importante, perché al di là dell'ottavo posto, come si diceva, rappresenta veramente quello che lo spirito di una comunità ha voluto ancora una volta ribadire: l'attaccamento al proprio territorio, l'attaccamento ad una città come Spezia, che offre tante cose e che possono ancora essere valorizzate, e quindi questo attaccamento a questo luogo, a questa chiesa, che addirittura è stato votato per ben 5 volte nel censimento dei luoghi del cuore anche negli anni pregressi, aumentando sempre di più la sua posizione. È molto importante essere qui oggi ad celebrare questo 8° posto in Italia dei luoghi del cuore, ma non solo, andare oltre, cercare di recuperare più luoghi come questi possibili, farli conoscere, trasmetterli alle nuove generazioni e trasmettere soprattutto il significato importante di valori che escono da questi luoghi. Quanto è importante questo luogo, questa chiesa, per la comunità di Pegazzano e per la nostra città? E quando sono arrivato qua più di 10 anni fa mi avevano parlato subito di questa chiesa, che era in pessime condizioni, e me ne parlavano con molta nostalgia di quanto era bella, quanto era bello andarci a pregare, a vivere la messa. E
Allora abbiamo detto, ma perché non proviamo a riaggiustarla, visto che vuole essere riutilizzata? E abbiamo cominciato perché è veramente un punto di riferimento della storia proprio, perché 600 anni di generazione di piegazzanesi e anche di tutta questa parte della Spezia. Allora abbiamo provato, abbiamo cominciato, abbiamo riunito molta gente e che è entusiasta di vedere rinascere questa chiesa. In futuro avete già immaginato qualche nuovo lavoro per completare anche questo bellissimo restauro? Il più, devo dire, è stato fatto, perché già il presbiterio e i due altari laterali restaurati l'anno scorso, quindi adesso manca solamente la parte della navata, che è semplicissima da restaurare, quindi sarebbe anche un restauro piuttosto veloce. Il nostro desiderio è quello di completarla, perché la chiesa deve essere bella, deve essere degna, perché qua succede la cosa più grande del mondo, la Santa Messa, così chi viene si sente anche accolto. L'opera installazione con specchi di Ketty La Rocca, appartenente alla raccolta permanente del CAMEC, per la seconda volta lascia il Museo Spezzino per un importante prestito. Infatti è esposta nel progetto espositivo dal titolo Io dico io, I say I, in corso a partire dal 1° marzo, quindi è già cominciata e seguirà fino al 23 maggio alla Galleria Nazionale d'Arte Moderna di Roma. Ketty, per l'anagrafe Gaetana La Rocca, era nata alla Spezia nel 1938 ed è prematuramente scomparsa nel 1976 a Firenze. È considerata una delle più importanti artiste italiane del XX secolo. Il suo lavoro, ormai entrato nella storia dell'arte contemporanea, è presente nelle collezioni del MoMA e del Centre Pompidou. L'installazione con specchi è del 1967 ed è composta da 23 elementi in metallo verniciato e specchi. È stata donata alle raccolte civiche della Spezia dal figlio Michelangelo Vasta in occasione della mostra dedicata all'artista a Monsummano Terme nel 2001. Si è concluso venerdì scorso, dopo 5 giorni, al Teatro Civico della Spezia il workshop attoriale propedeutico allo spettacolo Con lacrime elettriche, la prima drammaturgia originale prodotta dal Teatro Spezzino, dal Teatro Civico, nell'ambito del progetto STEPS, Scuola di Teatro Pisa, La Spezia. Lo spettacolo debutterà appunto al Teatro Civico nella seconda metà del 2021. E apriamo la pagina dello sport, parliamo di basket, battendo per 65-55 l'ABC Montale Pistoia al Palasprint, la Taros Spezia aggancia la PL Livorno in testa al girone A della Serie C Gold Toscana. Ce ne parla Andrea Catalani. Vittoria con un distacco di 10 punti dopo la sfortunata sconfitta contro la super favorita PL Livorno. Oggi era importante da vincere, anche se non abbiamo giocato molto bene in attacco. Abbiamo imparato in difesa ed è questo era su cui abbiamo puntato in questi allenamenti pochi che abbiamo avuto in questi 2 giorni, perché poi in Livorno era una partita brutta in difesa, quindi volevamo difendere bene e siamo riusciti. Quindi sono contento e siamo contenti di prendere questi 2 punti, perché ora è importante di vincere e quindi poi miglioriamo il gioco. Bene, e senti, prossimo impegno di nuovo a Livorno col Don Bosco, senti, però sarà tra un paio di settimane, perché ora sì, vi tocca un turno di riposo. È un'occasione, sì, per lavorare più in profondità o avete paura che magari si possa un po' frenare il vostro slancio con questo stop? No, non credo. Servono anche un paio di giorni di riposo, perché abbiamo giocato 2 partite in 4 giorni, quindi ora abbiamo qualche giorno di riposo, poi iniziamo a lavorare, perché c'è tante cose di lavorare, quindi non credo che non siamo in forma, perché non giochiamo questo weekend e speriamo di andare in Livorno e vincere, perché sono solo 8 partite, quindi ognuna è molto importante, perché abbiamo visto oggi che Don Bosco hanno giocato una partita bellissima contro Livorno, hanno perso di un paio di punti solo, quindi non sarà facile. Domani sera alle 20.45 lo Spezia sarà di scena a Bergamo per affrontare l'Atalanta nel match valido per la 27esima giornata del campionato di Serie A. Arbitro dell'incontro sarà Valerio Marini di Roma, mentre il VAR sarà affidato a Nasca di Bari.
25 giocatori agli ordini di Vincenzo Italiano, Aut Saponara e i due portieri Provdel e Capricas. Tra i convocati tornano Rafael e il giovane numero uno della primavera, Pucci. Ma sentiamo il mister nella consueta conferenza stampa pre-gara prima della partenza per Bergamo. La gara d'andata chiaramente è stata una gara, anche se è finita sul punteggio di 0-0, penso sia stata una gara bellissima, combattuta, giocata a viso aperto. Penso che debba essere quello l'atteggiamento nostro nella gara di domani, dove siamo stati sempre attenti, sempre concentrati, abbiamo cercato di limitare al massimo uno squadrone come l'Atalanta e cercheremo, almeno dal punto di vista dell'atteggiamento, di riproporre quel tipo di gara. Penso che si stia ripetendo quello che è successo all'andata, dove loro qualche giorno successivo andavano ad affrontare il Liverpool, quindi io non avevo visto una squadra in campo distratta, è la stessa identica situazione, quindi mi aspetto la solita Atalanta, squadra che negli ultimi anni sta davvero facendo grandi cose, e quindi credo che siano importanti i tre punti e penso che l'Atalanta arrivi concentratissima a questa gara, di questo ne sono convinto. Chiaramente ci aspettavamo di lottare, di soffrire, di essere sempre lì a galleggiare in quelle situazioni di classifica, chiaramente essere stati bravi a stare per più tempo sopra quella linea rossa per noi è un grande motivo d'orgoglio, però quella linea rossa va mantenuta lontana il 23 maggio. Penso che in queste gare che abbiamo fatto una gran bella figura, penso che sia stato alzato il livello di attenzione, della percezione del pericolo, del fatto che ogni minimo errore possiamo essere castigati, però se lo interpretiamo in questo modo, se scendiamo in campo con la consapevolezza e lo affrontiamo con un certo tipo di atteggiamento, allora lì possiamo soffrire meno e possiamo cercare di far risultato come è successo nelle precedenti gare. Dello Spezia e della Serie A di calcio si parlerà come ogni giovedì sera a Voglia di Spezia in onda su TLS alle 21.30. E per questa edizione del TLS Giornale questa era davvero l'ultima notizia. Grazie per averci seguito, buon proseguimento di serata su Teleliguria Sud, ma prima guardiamo insieme le previsioni del tempo a cura di Limet. Vediamo. Una buona serata a tutti da Marco Fanini di Limet. Il passaggio di una debole perturbazione nelle prime ore di venerdì determinerà qualche debole fenomeno sul Levante, a seguire sabato più stabile e soleggiato su tutta la regione. Ma andiamo nel dettaglio a vedere le previsioni per la giornata di domani, venerdì 12 marzo 2021. Al mattino nuvolosità diffusa con qualche debole pioggia a Levante, mentre troveremo tempo più asciutto altrove, con anche delle schiarite a ponente. Nel pomeriggio nuvolosità irregolare alternata a schiarite sul centro ponente, mentre persisterà della nuvolosità più compatta sul Levante, ma con basso rischio di fenomeni. I venti saranno moderati da sud-ovest ai lati della regione, deboli ciclonici altrove, tesi forti di libeccio sul golfo, dalla sera deboli o moderati da nord ovunque. Il mare sarà molto mosso fino ad agitato al largo e sul Levante. Le temperature saranno stazionarie e un lieve aumento. Sulla costa le minime saranno comprese tra i 7 e i 12 gradi, mentre le massime tra i 12 e i 16 gradi. Nelle zone interne le minime tra 1 e 7 gradi, mentre le massime tra 8 e 13 gradi. Per ulteriori informazioni vi invito a visitare il nostro sito www.centrometeoligure.com oppure a scaricare la nostra app di Limet.